incontrate, soprattutto che mi abbia detto sì, anche perché so che non va molto frequentemente negli Atenei a visitare il suo. Ha un legame particolare con la Tuscia, legata alle vicende degli OGM che ci sono state qui, e una firma del Corriere Scientifico, del Corriere della Sera, scritto sulle scienze, su Nature and Biotechnology, e presenta un libro che per la prima volta, non tanto gli OGM, ma sulla nuova tecnologia del CRISPR-Cas, pone tutta una serie di domande. Uno può essere d'accordo? Allora, si sente? No. Va bene, cercherò di... Non si sente. No. Uno può essere d'accordo oppure non può esserlo. Il problema è che in Italia abbiamo avuto una presa di parte sportiva, diciamo così, di una tifoseria stracittadina che ci ha portato a non comprendere, e ha portato a noi del mondo accademico, scientifico, da una parte, a non essere compresi, ad essere percepiti come persone chiuse nel proprio ambito, che usano parole difficili e comprensibili. Dall'altra parte ci sono stati chi ha utilizzato questo per cercare di confondere ancora di più, secondo me. Basta arrivare che la china e il percorso all'interno di questo paese lo si vede con il discorso sui vaccini e quindi sulla possibilità di salvaguardia proprio del sistema vitale, del tessuto sociale. La tecnologia è una cosa, le conoscenze di base sono un'altra, le conoscenze di base e le indagini non vanno fermate, vanno supportate, perché la tecnologia è solo un aspetto dell'applicazione della conoscenza. È vero però che quando si toccano cose intime, come possono essere il genoma delle piante, il genoma e ancora di più quello umano, abbiamo bisogno di non un'etica, non delle regole così, ma abbiamo bisogno di consapevolezza generale e abbiamo bisogno di responsabilità di chi governa, di chi gestisce, di chi ha un'azione di questo genere. Soltanto le conoscenze, soltanto la diffusione delle cose reali può determinare questa responsabilità, perché chi controlla deve essere a sua volta in qualche maniera controllato. La libertà di indagine, la libertà di ricerca è importante, non fosse altro che questa specie umana, anche se ha dei problemi perché si va a suicidare, si è evoluta. E se 50 anni fa la mortalità era elevata, l'attesa di vita era molto inferiore, adesso l'attesa di vita e la mortalità è ridotta. Qualche cosa forse l'indagine ha avuto, però ha grandi ancora di più responsabilità. La invito, e sono contento che sia venuta e che ci parla di questo, lei, perché ha fatto un grande lavoro in considerazione del fatto che le prime pubblicazioni sono di pochissimi anni fa, e ne dà con un grande linguaggio e semplicità una comprensione notevole di un qualcosa che è duro, difficile nelle lezioni accademiche, ma lei riesce a farla diventare semplice. Grazie. Grazie. Allora, inizio con questa copertina di Nature che dice CRISPR dappertutto, perché in pochissimi anni CRISPR davvero si è diffusa a macchia d'olio in migliaia di laboratori di tutto il mondo. È stata adottata con entusiasmo da ricercatori in tutti i settori delle scienze della vita, perché è una tecnica di modificazione del genoma precisa, economica, semplice e anche molto versatile. Si dice che abbia democratizzato il mondo della ricerca, perché rende possibile fare tipologie di esperimenti che prima erano alla portata solo di pochissimi laboratori specializzati e invece adesso sono alla portata dei laboratori standard. Un'altra caratteristica di CRISPR è che funziona virtualmente su qualsiasi organismo vivente. Qui c'è un piccolo campionario degli organismi su cui è stata provata, su alcuni, dalle api ai maiali, dal pomodoro addirittura al DNA di mammut.
quindi ha davvero potenzialità straordinarie. Vediamo come funziona. Allora, questo è un dettaglio di una rappresentazione della proteina Cas9, che è l'ingrediente fondamentale della tecnologia CRISPR. Ok, ma mi sentite? O devo prendere il microfono? Eccomi? Proseguo così. Pronto, pronto, prova. Eccoci. La proteina Cas9 è una nucleasi, quindi un enzima capace di tagliare il DNA, ed è l'ingrediente fondamentale di questa piattaforma tecnologica. Vedremo poi come funziona nel dettaglio. Per ora ci interessa dire che è un sistema che si è evoluto nei batteri per difenderli dai virus. Un batterio, quando viene infettato, produce delle piccole molecole di RNA che sono degli identikit del DNA virale, e li carica su questa proteina Cas9, che agisce come una proteina sentinella e scandaglia tutta la cellula alla ricerca del DNA virale. Quando trova una corrispondenza tra l'RNA identikit, che in realtà si chiama RNA guida, e il DNA virale, vuol dire che ha trovato il suo bersaglio, e quindi lo taglia disattivando il DNA virale e quindi bloccando l'infezione. A partire dal 2012 si è capito che questo sistema immunitario microbico poteva essere riadattato per costruire una macchina molecolare al servizio dell'ingegneria genetica di precisione. E così è nato il sistema CRISPR, che però dal 2012 ad oggi si è evoluto in maniera molto rapida, per cui ne sono state sviluppate diverse varietà che usano componenti diverse, vengono accessoriate in maniera diversa e possono svolgere compiti diversi. CRISPR non serve più soltanto a svolgere il suo compito principale, che è tagliare il DNA e quindi consentirci di intervenire nel punto in cui ha tagliato, ma svolge anche molte altre cose. Questo è molto bello perché anche se le applicazioni di CRISPR nei vari settori delle scienze della vita, dalla medicina all'agricoltura, sono ancora un po' lontane dalla commercializzazione, in realtà CRISPR è già una rivoluzione nei laboratori per la ricerca di base, si fanno cose davvero fantastiche. Un assaggio di queste cose che si stanno facendo ha dato un video di Nature Methods, che io adesso proverò a lanciare da qua. Eccoci qua. Ci parlo sopra, così parlo in italiano, altrimenti sarebbe in inglese. Qui siamo entrati, vedete, nel nucleo cellulare, ci sono i cromosomi, c'è il DNA srotolato con la doppia elica, gli appaiamenti, A con T, G con C. E questo è il regno dove opera il sistema CRISPR. Adesso dovrebbe arrivare, eccola, con la sua sagoma, anche la proteina Cas9, che è la protagonista. Vedete, è una proteina con due lobi, con un solco in cui accoglie la guida dell'RNA, e praticamente così forma il complesso. Questo complesso è di fatto il sistema CRISPR. Si dice CRISPR-Cas9 nelle pubblicazioni scientifiche, ma gli scienziati poi tra di loro dicono CRISPR più velocemente. Come funziona? Deve innanzitutto legarsi al DNA, si lega in corrispondenza di alcune sequenze molto comuni lungo il DNA, che sono le sequenze PAM, e qui a questo punto l'RNA inizia a srotolare la doppia elica alla ricerca di una corrispondenza. Quando si trova un appaiamento, vuol dire che ha trovato il suo bersaglio. A questo punto i due domini della nucleasi, che sono queste due pezzettini rosa, questi sembrano due molari rosa, funzionano come delle forbici molecolari e lo tagliano. A questo punto entrano in funzione il macchinario di riparazione cellulare, che ripara la lesione, però con un processo che è soggetto ad errori, per cui possono essere introdotti dei nucleotidi casuali, e questo serve a disattivare il gene a valle. Quindi CRISPR è un fantastico strumento per il knockout, quindi per studiare la funzione dei geni disattivandoli.
però si possono fare molte altre cose. Qui vedete i due denti rosa si sono spenti perché questa è una CAS disattivata in cui le forbici molecolari non funzionano più, invece gli è stato fuso sotto un altro enzima, quindi la CAS serve a portare quest'altro enzima a bersaglio. Questo enzima è praticamente una metilasi che serve a trasformare una base in un'altra, una lettera in un'altra, quindi a formare un correttore di base, che è un'altra variante dell'uso di CRISPR. Altrimenti si possono fare anche molte altre cose, per esempio, sempre con una CAS disattivata, in cui le forbici non funzionano più, le si possono legare degli altri componenti, degli altri accessori, come per esempio degli attivatori della trascrizione. Vediamo che arriva, eccolo qua, gli attivatori della trascrizione possono essere legati direttamente alla proteina oppure attraverso una specie di coda lipidica, ecco il secondo caso, oppure possono essere legati anche direttamente al RNA guida, che è quello sotto arancione, e funzionano in questa maniera: una volta che la CAS si è legata al DNA, questi attivatori di trascrizione attirano praticamente il sistema di il macchinario di trascrizione cellulare con la polimerasi che quindi fa aumentare il livello di trascrizione del gene. E quindi possiamo studiare che cosa cambia nella cellula. Alternativamente, invece di legare alla CAS un attivatore di trascrizione, possiamo legarle un inibitore di trascrizione, per cui non è più accessibile alla trascrizione. In questo caso invece un ulteriore utilizzo, abbiamo legato alla CAS disattivata una proteina fluorescente, in questo modo il sistema diventa un sistema di imaging cellulare, per cui ci va a visualizzare dove il gene che ci interessa è collocato lungo il genoma, e serve anche a studiare l'architettura tridimensionale del genoma, dipingere i cromosomi, eccetera. Ci sono anche altri utilizzi molto creativi della Cas9 che qui non sono rappresentati in questo video. Per esempio una Cas9 disattivata può essere utilizzata anche per studiare l'epigenetica. Queste etichette epigenetiche, questi marcatori epigenetici, per studiare come l'espressione di un gene che ci interessa cambia a seconda della sua regolamentazione epigenetica. Quindi di fatto è davvero... l'arrivo di CRISPR-Cas9 ci ha fatto entrare in una maniera assolutamente diversa nell'era post-genomica, cioè finalmente abbiamo uno strumento che ci consente di studiare in maniera molto versatile, facile, veloce ed economica la funzione dei geni, e questo aumenterà moltissimo le nostre conoscenze. Adesso sto aprendo un altro video che non ci interessa, quindi lo blocchiamo e torniamo al nostro PowerPoint. Eccoci qua, è rimasta una canzoncina di sottofondo che togliamo subito, se no ci distrae. Eccoci, chi sono i responsabili di questa rivoluzione? Perché davvero si può considerare tale, nel senso che quando un cambiamento è di un'entità così grande, allora si può davvero azzardare la parola rivoluzione. Questi sono i quattro protagonisti principali della storia della invenzione del sistema CRISPR, anche se naturalmente ci sono molti altri ricercatori che hanno svolto, diciamo, un ruolo secondario nella fase precoce, nella fase comunitaria della ricerca su CRISPR. Viviamo in un momento in cui la scienza non la fa il singolo scienziato, no? È un'impresa collettiva, per cui volendo dare un credito a tutti dovremmo davvero citare decine di persone, però queste sono le quattro figure determinanti. Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier sono coloro che hanno firmato il lavoro principale, quello che può essere considerato l'atto di nascita dell'era CRISPR, perché nel 2012 hanno firmato questo studio che è uscito su Science, in cui descrivevano i componenti del sistema nel sistema microbico, e per la prima volta hanno messo nero su bianco l'intuizione, cioè che questo sistema microbico potesse diventare una macchina molecolare a servizio dell'ingegneria genetica. Gli altri due, Feng Zhang e George Church, sono due ricercatori che indipendentemente l'uno dall'altro hanno lavorato per adattare la piattaforma tecnologica CRISPR alle cellule degli organismi superiori, tra cui le cellule umane.
Sono quattro personaggi, tutti e quattro molto interessanti dal punto di vista sia umano che scientifico, e questo ha reso particolarmente avvincente la storia di CRISPR, anche da raccontare anche dal punto di vista giornalistico. Doudna è una scienziata già molto solida nel momento in cui ha fatto questa scoperta, aveva passato la vita già a studiare gli RNA, è una biochimica. Emmanuelle Charpentier invece è una microbiologa che invece vagava tra paesi e laboratori nella speranza di trovare un posto dove mettere su casa e creare un suo laboratorio, e finalmente casa l'ha trovata al Max Planck Institute in Germania. Poi abbiamo Feng Zhang, che invece è una femme prodige di origine cinese, è considerato il remida dei metodi perché oltre a contribuire all'invenzione di CRISPR ha contribuito anche all'invenzione di un'altra tecnologia fantastica che è l'optogenetica. Infine c'è George Church, che era il più famoso di tutti nel 2012-2013 perché è davvero un grande vecchio della genetica, un personaggio molto visionario a cui piace stare al confine tra possibile e impossibile, a cui piace provocare, uno dei padri della biologia di sintesi, comunque un genetista assolutamente molto affermato. Tra queste persone ci si giocano delle partite di risico per quanto riguarda l'assegnazione di brevetti chiave e anche il possibile probabile Nobel che tutti si aspettano possa essere dato presto a CRISPR. Sul piano dei brevetti diciamo che è in vantaggio Feng Zhang, che lavora al Broad Institute, che è un istituto che nasce dalla collaborazione del MIT e di Harvard. Sul piano invece dei premi sono in vantaggio le due donne, e la cosa divertente è che nella comunità scientifica ognuno tifa per il suo beniamino, ecco, insomma. Io penso che quando si verrà dato il Nobel non possa non essere dato alle due donne, perché sicuramente l'intuizione cruciale è stata loro. Però devo dire che anche successivamente al 2012 i lavori più creativi in realtà li hanno firmati Zhang e Church separatamente l'uno dall'altro, quindi anche loro sono assolutamente meritevoli. Quindi vediamo che CRISPR ha degli ingredienti come storia, è davvero una storia avvincente dal punto di vista narrativo e anche dal punto di vista delle potenzialità. Infatti ha anche creato, diciamo, una community di persone entusiaste, di nerd entusiasti, di CRISPR maniaci a cui mi iscrivo, che seguono con grande entusiasmo tutti gli avvenimenti. Non passa una settimana senza che nelle riviste non esca un importante lavoro su CRISPR, per cui è davvero una rivoluzione che sta arrivando con un ritmo che non si era francamente mai visto in precedenza. Io sono 20 anni che mi occupo di biotecnologie e qualcosa del genere non l'avevo mai visto. Ciò nonostante, i primi prodotti che arriveranno in commercio non saranno, diciamo, all'altezza di tutto questo glamour, di tutta questa enfasi che ha circondato la storia di CRISPR, perché poi spesso nella ricerca i prodotti arrivano con miglioramenti graduali, step by step, e così sicuramente in agricoltura il miglioramento genetico non porta mai alla super pianta improvvisamente con caratteristiche pazzesche e inaspettate, ma porta a miglioramenti graduali. E quindi questo dobbiamo aspettarci, che le piante figlie di CRISPR, almeno inizialmente, non saranno molto diverse dalle piante prodotte con altri metodi biotecnologici. Ecco, questo è il primo pranzo, pasto, in cui c'è un ingrediente CRISPR che sia stato consumato, è avvenuto in Svezia, all'Università di Umea. Tagliatelle con verdure, tra cui un cavolo editato, però si trattava di un cavolo editato a scopo di ricerca e quindi non aveva ambizioni commerciali, quindi dubito che mangeremo mai questa cosa qua. La stampa ha parlato anche molto di funghi, champignon editati per rallentare il processo di imbrunimento che si verifica quando vengono tagliati, impiattati per ossidazione. È stato fatto all'Università della Pennsylvania, però l'inventore non ha manifestato chiara volontà di tentare la strada commerciale, quindi è probabile che non mangeremo neanche gli champignon che non anneriscono.
Probabilmente il primo prodotto CRISPR che arriverà sul mercato arriverà sui campi prima che nelle farmacie, quindi CRISPR debutta in campo ag biotech, non in biomedicina a livello commerciale, e sarà questo mais della Pioneer, che è un mais WAPSI, in cui è stato modificato il contenuto dell'amido, che è quasi tutto composto da amilopectina e quasi per niente da amilosio. Può essere utilizzato come addensante nelle preparazioni alimentari, ma soprattutto usi industriali, quindi per produrre colle, carta, eccetera. Quindi diciamo un prodotto davvero poco glamorous per debuttare una tecnologia che invece è così glamorous. Perché si è scelto di debuttare con questo prodotto? Probabilmente intanto per testare le reazioni dei regolatori, le reazioni del mercato. Ovviamente veniamo da 20 anni di traversie con gli OGM, ci sono molte incognite dal punto di vista regolatorio sulle piante prodotte con CRISPR, per cui si va un po' con i piedi di piombo. Il mais WAPSI della Pioneer ha già una sua nicchia ben stabilita, una sua filiera già ben rodata, quindi diciamo che è un debutto un po' prudente per vedere cosa succederà. Però naturalmente allo studio ci sono molti altri prodotti che invece potrebbero tentare quello che agli OGM non è mai riuscito. Si è sempre rimproverato agli OGM di portare vantaggi soprattutto ai produttori e non, vantaggi non visibili ai consumatori, che quindi non hanno potuto apprezzarli per le caratteristiche finali del prodotto. Con CRISPR, uno dei prodotti che sono allo studio che invece potrebbero piacere almeno ad una fetta di consumatori, sicuramente c'è il grano senza glutine. È un filone di ricerca a cui lavorano soprattutto in Spagna. Francisco Barro ha pubblicato recentemente un paper su Plant Biotechnology Journal in cui grazie a CRISPR ha inattivato 35 siti che contribuiscono a rendere il glutine tossico per i celiaci, e così facendo riducendo la tossicità per i celiaci dell'85%. Adesso sta continuando a lavorare perché spera e intende arrivare al 100%. Se c'è un prodotto che può rompere il tabù della diffidenza dei consumatori, probabilmente è questo. Sulla strada della commercializzazione naturalmente ci sono però molte incognite, incognite principalmente di tipo regolatorio. Non è ancora chiaro se l'Europa deciderà di considerare le piante sviluppate con CRISPR come OGM o meno. È stata organizzata recentemente una conferenza di alto livello a Bruxelles per discutere di questo. La palla è nelle mani della Commissione europea, che a sua volta aspetta una sentenza della Corte europea, e quindi da questa decisione dipenderà una buona parte del futuro di CRISPR in agricoltura, perché ovviamente se sul CRISPR dovessero pesare la sovraregolamentazione che pesa sugli OGM, sicuramente questo renderebbe, appesantirebbe molto il percorso, renderebbe molto difficile, finirebbe forse anche per avere un effetto di rendere la tecnologia è economica, ma se poi si aggiunge un iter regolatorio costoso, poi alla fine solo in pochi possono permettersi di percorrerlo, e per cui poi praticamente la tecnologia finirebbe nelle mani dei soliti noti. Invece una delle cose belle di questa tecnologia è che, essendo economica, è alla portata di tanti gruppi di ricerca, e questo potrebbe rendere il panorama, diciamo, della ricerca meno gravato da questa ombra lunga delle multinazionali, che invece ha appesantito l'immagine degli OGM e ha ostacolato l'entrata in gioco di piccoli gruppi. Per cui speriamo, insomma, che CRISPR abbia una storia diversa da questo punto di vista. Molto dipenderà dalle regole che i politici decideranno di dare a questo settore di ricerca. L'agricoltore italiano è pronta per CRISPR.
È difficile rispondere, nel senso che sicuramente CRISPR ha delle caratteristiche che la rendono adatta, senza essere inglobato però poi nel genoma. Per cui in questo caso, anche in questo caso in teoria, non si ha inserzione di materiale genetico estraneo, per cui a rigor di logica non dovrebbero essere organismi transgenici. Esiste un terzo modo, che è quello proprio di usare CRISPR per inserire invece materiale genetico estraneo. Allora, se si usa CRISPR in questo terzo modo, allora sì, un prodotto che si ottiene è un OGM. Resta da vedere appunto se dal punto di vista regolatorio si deciderà di distinguere questi casi in questa maniera così netta. Le due modalità che producono prodotti, piante non transgeniche sarebbero particolarmente appetibili nel nostro caso. Perché? Consentirebbero di migliorare le cultivar nostre, tutelando però al contempo la loro identità legale, che di fatto è il capitale immateriale e quindi anche l'orgoglio del Made in Italy. Potremmo continuare a considerarle le nostre varietà tipiche, le nostre cultivar, anche avendo però magari risolto i problemi di coltivazione che hanno. Questo tipo di approccio potrebbe essere utile in particolar modo per quelle varietà che hanno un alto valore di genotipo, viti, ulivi, agrumi, e problemi negli incroci, perché questi sono i tipi di piante in cui apparentemente ha più senso, così in linea teorica, utilizzare CRISPR, anche se voi sapete meglio di me che poi esistono problemi pratici che hanno a che fare soprattutto con la rigenerazione, quindi non tanto con la modificazione genetica, e quindi lì diciamo è tutto un altro filone che diciamo è rimasto indietro rispetto alla capacità di modificare i genomi, no? È tutto un filone di ricerca che invece deve rincorrere per poter essere all'altezza di quello che sappiamo fare con le modificazioni genetiche. C'è da dire anche che per utilizzare CRISPR e l'editing genomico in genere bisogna conoscere i genomi, quindi i gruppi italiani sono coloro che hanno a disposizione le conoscenze molecolari sulle cultivar italiane, quindi è una ricerca nostra che possiamo fare soltanto noi, quella sulle nostre cultivar. Negli ultimi 20 anni la ricerca italiana nell'Ag Biotech ha accumulato un grande ritardo. Perché? Perché sono state bloccate le sperimentazioni in campo e quindi ci sono 20 anni di tempo da recuperare, però CRISPR ci consente di tentare una seconda ripartenza, anche perché dal punto di vista politico almeno diciamo, è arrivato qualche segnale di apertura, perché speriamo poi si concretizzi, non rimanga soltanto una dichiarazione di intenti, però diciamo che abbiamo la possibilità, almeno la speranza, di giocarci una seconda partita. CRISPR è fantastica, consente di fare tante cose, perché per esempio una delle cose che non ho detto è che è una tecnologia multiplexabile, cioè può essere utilizzata contemporaneamente su tanti geni diversi, cosa che prima era assolutamente inimmaginabile, e per cui ad esempio è anche molto adatta all'idea di studiare specie poliploidi, no? Specie con genomi molto complessi, come è il caso di tante specie di interesse agrario, però non può fare tutto. Ecco, illudersi che l'arrivo di una nuova tecnologia risolva i problemi di un intero settore sarebbe davvero ingenuo. Ci sono alcune cose che CRISPR non può fare, questa è una di quelle. Io ho messo un'immagine del Golden Rice. Il Golden Rice con CRISPR difficilmente potrebbe essere fatto. Io ne ho parlato con Cotripus e Bayer, con i suoi inventori, e mi hanno detto è difficile. Sì, perché in linea teorica si potrebbe accendere, sperare di poter accendere la biosintesi del beta-carotene anche nei chicchi, non solo nelle foglie, ma in pratica chissà come si può fare, nel senso che con CRISPR è molto facile spegnere una funzione, no? È difficile capire come accendere una funzione nuova, per cui in alcuni casi gli OGM non sono sostituibili con CRISPR, non lo sono neanche per esempio nelle piante BT. Questa diapositiva mi serve per dire che l'arrivo di una nuova tecnologia non rende automaticamente obsolete le altre che l'hanno precedute, è bene che nella nostra cassetta degli attrezzi continuiamo a tenerle tutte insieme. E La speranza, la mia speranza è che sicuramente CRISPR
ci consente di correggere dei difetti di immagine delle biotecnologie agrarie che si sono accumulate in questi 20 anni. La speranza è che l'arrivo di questa nuova tecnologia possa portare a un ripensamento generale del sistema di regolazione delle tecnologie agrarie in Europa e che ci insegni un principio fondamentale, che i prodotti non andrebbero regolamentati sulla base del processo che è stato utilizzato per produrli, ma andrebbero regolamentati sulla base delle caratteristiche del singolo prodotto. Se CRISPR riuscisse a fare questo, sarebbe davvero una tecnologia miracolosa e una rivoluzione. Però è tutto da vedere, è ancora una partita assolutamente tutta da giocare. Come si fa a evitare che anche CRISPR finisca in un calderone di polemiche in cui Tizio dice A, Caio dice B e alla fine nessuno capisce niente e poi finisce tutto in un pantano? È difficile rispondere, sicuramente ci sono degli errori che sono stati fatti nei 20 anni trascorsi nella gestione del dibattito pubblico sugli OGM che non andrebbero ripetuti, ci sono delle lezioni da imparare. Una delle prime lezioni da imparare è che non bisogna perdere tempo. Nel caso degli OGM la comunità scientifica si è svegliata molto tardi, è entrata nel dibattito pubblico molto tardi, perché nessuno si aspettava qualcosa del genere, una polemica del genere. Se si entra tardi a portare la propria visione, le proprie argomentazioni, la propria prospettiva, si finisce per giocare in un dibattito pubblico che è condizionato dai frame, dalle cornici interpretative che sono state decise e stabilite dall'avversario. Quindi bisogna essere presenti sin dall'inizio, sin da adesso nel dibattito pubblico. La seconda cosa che forse bisognerebbe imparare dai 20 anni che sono passati è che non bisognerebbe utilizzare un'enfasi eccessiva, una semplificazione eccessiva, perché alla fine è controproducente. CRISPR, l'ho detto molte volte, è una rivoluzione, ma è anche un'evoluzione di tutto quello che è stato fatto prima. Ci consente di fare meglio cose che già stavamo tentando di fare prima con altri mezzi. Quindi è l'ultima tappa di un percorso che inizia addirittura millenni fa, cioè, per cui non bisogna dimenticarsi di raccontare CRISPR come una tappa di un viaggio, del viaggio del miglioramento genetico, che è qualcosa che ha sempre accompagnato l'agricoltura. Quindi questo è molto importante. La terza cosa che secondo me bisognerebbe imparare è che adottare un approccio basato sulla contrapposizione noi contro loro, pro contro anti, eccetera, è controproducente. E sarebbe bello che il dibattito su CRISPR fosse un dibattito nuovo che parte da zero, un reset, che non venisse gestito come la seconda parte della partita sugli OGM, come il secondo tempo della partita sugli OGM, ma come una partita completamente nuova. Per cui questi sono tre dei consigli che mi sento di dare. Devo dire anche che ci si sta muovendo abbastanza bene, nel senso che la Società Italiana di Genetica Agraria si sta comportando così, a mio modo di vedere, nel senso che è già uscita, per esempio, con documenti sia di tipo tecnico, quello in basso, e in cui spiega i diversi utilizzi della tecnologia e la sua utilità, e anche ha prodotto documenti di tipo più divulgativo, con il manifesto Prima Igenica, addirittura un sito web. Qui vedete solo, diciamo, il summary, insomma, ma ognuno di questi punti viene poi esploso all'interno del documento, per cui è assolutamente ricco di informazioni. Basterà tutto questo? È difficile dirlo, perché la storia delle innovazioni, la storia della resistenza alle innovazioni ci ha insegnato delle cose. Intanto che un certo livello di opposizione accompagna l'arrivo di qualsiasi tecnologia e che quindi fa parte del gioco. Un avanzamento tecnologico può contribuire a sbloccare un impasse, è successo già in passato in altri casi, pensate alle cellule staminali embrionali, no? Se ne è discusso e si è litigato per 20 anni, più o meno nello stesso periodo in cui si discuteva e si litigava
sugli OGM. Adesso questo settore è molto più tranquillo, anche grazie all'arrivo delle staminali pluripotenti indotte, che quindi qui un avanzamento tecnologico ha parzialmente risolto il problema etico che aveva scatenato le tifoserie e le contrapposizioni. CRISPR potrebbe aiutare a fare questo perché appunto in parte allontana questa paura, a mio modo di vedere irrazionale, ma per tanti sentita, che è la paura che sia qualcosa di innaturale spostare il gene tra specie diverse, consentendo interventi genetici in cui non si introduce materiale genetico estraneo, diciamo, consente almeno in parte di accantonare questa paura, e quindi può contribuire a sbloccare l'impasse del dibattito pubblico. Però da solo non basta qualcosa del genere, la storia della resistenza alle innovazioni ci insegna che nello stesso tempo devono avvenire dei cambiamenti anche a livello sociale, perché esiste una tensione fisiologica in tutte le società tra l'urgenza di innovare e la voglia di conservare. Esiste sempre chi ci guadagna e chi ci perde dall'arrivo di un'innovazione, esiste un'inerzia delle istituzioni, e quindi ci sono dinamiche molto complesse. Quindi, oltre all'avanzamento tecnologico, sarà necessario che si crei anche un nuovo equilibrio tra chi produce, chi consuma e chi fa opinione. Per il resto, diciamo che sarà il tempo a rispondere. Siccome questo settore è in così rapida evoluzione, dal punto di vista proprio scientifico, tecnologico, ma anche regolatorio lo sarà, io oltre a scrivere questo libro che affronta l'editing genomico da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista delle applicazioni agrarie come ho fatto qua adesso, ma anche in biomedicina, toccando anche gli aspetti bioetici e toccando i problemi di proprietà intellettuale, cose di cui qua non ho fatto in tempo a parlare. Oltre a scrivere questo libro, ho deciso di continuare a seguire l'evoluzione della tecnologia e del dibattito su questa tecnologia con un blog che si chiama CRISPRmania, che è presente sia su Facebook che su Twitter, da consultare se avete voglia di capire che cosa succede in questo mondo che riguarda anche il futuro del miglioramento del mondo. E con questo ho concluso, grazie. Vice direttore, complimenti. Io mi dispiace essere arrivato tardi, ma ho goduto perlomeno della seconda parte della presentazione. Grazie. E penso che tutti qui assolutamente non possiamo che essere contenti di avere innanzitutto quest'opera, che colma un vuoto, per quanto possa io diciamo comprendere il tutto. Colma un vuoto perché in effetti la questione della comunicazione poi e soprattutto dell'approccio integrato a questo tipo di problematiche, che non può essere solo visto unilateralmente, ma che comprende tanti, diciamo, tanti aspetti della nostra società e anche la nostra storia, quindi visto anche in modo storico mi sembra il modo sicuramente più proficuo. In un ambiente come questo penso che tutti siamo molto sensibili, visto che molti di noi hanno un po' seguito queste storie e molti sono stati, come dire, colpiti, tra virgolette, no? In qualche modo qui si è lavorato sempre, ci sono molti ricercatori che hanno lavorato a ottimo livello in questi ambiti, hanno avuto le difficoltà che in fondo di cui lei parlava, e quindi sono argomenti per noi particolarmente importanti. Quindi è anche un settore questo appunto del nostro Ateneo che è sempre stato in fermento e che è stata la punta di diamante della nostra ricerca, e quindi non poteva essere un momento migliore quello di poter discutere, penso che adesso sia una discussione, penso che sia previsto questo, intorno ad argomenti di questo genere, con un testo che veramente colma, ecco, un vuoto nella storia e anche nella nostra società. Quindi i miei complimenti, grazie. I saluti dell'Ateneo, che quindi sono quelli che devo portare, del Rettore, e appunto siamo l'auditorio sicuramente avrà tante domande da fare, quindi non prendo più tempo. Complimenti. Prendo la parola io, perché avevo pensato questa giornata come un dialogo in cui c'è da confrontarmi. Era da un ufficio che aveva fatto Anna Mendoletti, ci chiama tu, io lo volevo porre anche presentando Riccardo Zucchetti,
che è della Tuscia è un enogastronomo, diciamo così, che ha una certa rilevanza nazionale e non solo, il quale ha una visione diversa, una visione che spero che sia ed è essenzialmente legata non sul piano tecnologico scientifico, ma sul piano della presa di coscienza di quelli che possono essere gli interrogativi che ognuno ha come normale cittadino. Lo dico anche se la parola cittadina a lui non piace. Grazie. Prego. Perché oltre ad essere ricercatori siamo tutto sommato cittadini, siamo coloro che partecipano all'interno di questo mondo a generare le conoscenze, ma siamo anche parte di questo mondo che in un modo o in un altro devono usufruire, usufruiranno, avranno anche l'opportunità, per altri la non opportunità, di poter impiegare, usare queste tecniche. Siamo cioè soggetti al fatto di essere responsabili da una parte, consumatori, diciamo così, dall'altra. Questo è un punto molto importante, perché io credo che oltre a quello che ha individuato Anna come problemi, ci sono stati grossi problemi nel nostro dibattito, che era quella della comparazione di piani diversi. Io faccio un esempio, un paradigma mi si contrappone con un altro esempio, un paradigma che è su un altro piano, è una cosa diversa, per cui è inconciliabile come ragionamento. E invece, dal punto di vista etico, dal punto di vista della problematica io consumatore, che cosa mi succede se impiego, questa va vista non tanto come una forza di limitazione per la ricerca, ma deve essere vista da parte di chi la pone come una necessità di richiesta di chiarimento ulteriore, e soprattutto da parte di chi la riceve come uno stimolo a pensare la cosa in maniera diversa. Nel giro di pochi anni, 4-5 anni, CRISPR-Cas9 si è evoluta. È evoluta perché molti si sono posti il problema. Io quest'estate mi sono trovato ad essere il referee per il Ministero tedesco della ricerca e ho dovuto fare referaggio per diversi progetti relativi al CRISPR-Cas e ho visto che tutti questi progetti erano impiantati non tanto sull'uso, ma già sul superamento di tutte le problematiche di cui Anna poneva. Allora, da questo punto di vista, io lascio la libertà a Carlo di animare il dibattito con gentilezza, con calma, con serenità, nell'affrontare e nell'affrontarci in un dialogo. Chiedo a lui di cominciare a fare le domande. Ovviamente ognuno di voi non deve essere uno spettatore, ma deve partecipare sia con Anna sia con Carlo in quello che dice Anna e Carlo. Grazie. Grazie al professor Muneo, quando mi ha chiamato il Rosario per dire presentiamo questo libro, dico ma io che c'entro, non sono un tecnico. Dice ma ragioniamo sui perché, anche per capire, e dico va bene, allora ne parliamo. E avevamo fatto con lui un'intervista con un giornale sulla genetica, perché voi sapete che negli ultimi anni c'è un dibattito, all'interno mi occupo essenzialmente di lui, molti di voi lo sanno. C'è un dibattito all'interno del nostro settore sull'uso o meno di questa tecnologia, e da quando il numero uno in Italia, insieme al numero uno del commercio del nostro settore, che è buon, amato e detestato per tutti, Farinetti, insieme il numero uno del vino è Gallia, poi dall'altra parte Farinetti, e a comporre il terzetto ti ha messo il mio amico, fraterno, e abbiamo fondato insieme Solo Food nell'86, Carmine Petrini, la nave è partita, la genetica adesso ci usa, e c'è un intervento del Ministero per 21 milioni che fortunatamente ho saputo ieri da Rosario, ancora non è iniziato, è stato come dire, importante. Ma devo ringraziare Rosario perché mi ha costretto a leggere questo libro, e la professoressa di averlo scritto, perché è un libro fatto in maniera molto intelligente, professionale, questo sarebbe il minimo, insomma, credo che da tanti anni lei fa queste cose, insomma, è visto, e che però ci
ci dà delle idee, ci dà delle impressioni, ma soprattutto ci dà la possibilità di capire o di non essere persuasi, perché io alla fine della lettura del libro mi dichiaro non persuaso, non ne conto. Ma vedete, Rosario quando ha detto all'inizio non bisogna fare il tipo, poi le parole che ha usato la professoressa sono avversari, non giocare nel campo dell'avversario, dalla seconda parte della partita sull'OGM, purtroppo da quel tragico io scendo in campo di tanto tempo fa, il linguaggio sportivo è diventato un linguaggio politico, un linguaggio sociale su cui ci dobbiamo confrontare. Io mi sono segnato delle cose, vi vorrei fare delle domande con molta semplicità. È chiaro che, me l'avete capito chiaramente, la signora è maniaca del Crisper, ha fondato un blog, insomma, così super. Sono ironica, diciamo, maniaca. Beh, non lo so, insomma, leggendo alcune cose sembra di no. Fra l'altro uno dei termini è Hello Crisper che si usa, no? Poi si usano Crispermania, Serendipity e così via, Crispizzalo o Crispalo, no? Questi termini molto carini. E il problema è del linguaggio, la signora, professoressa, mi seguo. Che signora, oltre a professoressa? Sono giornalista. Giornalista, mi scusi. E ci raccontava delle cose. E il nome è fondamentale. Si diceva non facciamo lo stesso sbaglio, la comunità scientifica che è a favore di fare la discussione di 20 anni fa, cerchiamo di capirlo. E i nomi sono cambiati. Questo a me fa riflettere. Quando una persona come Maurizio Martina definisce biotecnologie sostenibili, io mi preoccupo. Quando non si parla di OGM, ma si parla di non più ingegneria genetica, ma editing, lei dice, la pagina di prima. Abbiamo bisogno di una operazione di rebranding, l'ha detto proprio, l'ha dichiarato. Io su questo chiedo, ma perché abbiamo bisogno di non dire le cose in maniera chiara? Perché usare i nomi che possono, come dire, non gettare sul piatto quello che è la sostanza del problema? Poi interverremo nella sua sostanza. Perché questa scelta di, come dire, camuffare? Fra l'altro, una cosa... l'ultima cosa, per finire questo ragionamento. Con una notazione molto carina, l'editing si usa lei è giornalista, per fare le copie, per correggere prima di andare in stampa. Pensate, l'editing, a pagina 13, i CRISPR, la signora dice, sono anche le patatine croccanti, però l'editing è saltato e sono patatine croccanti. Allora, il linguaggio importante, non lo diceva solo Nanni Moretti, certo. Ma qui non si tratta di nascondere chissà che. Ci sono delle differenze reali. Iniziamo dicendo che la parola OGM è una categoria politica, giuridica, non è una categoria scientifica, quindi la confusione linguistica parte da molto 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 lontano, perché non si capisce perché debbano essere OGM gli organismi transgenici, non debbano essere chiamati OGM gli organismi prodotti con la mutagenesi chimica o fisica, per cui diciamo che a mescolare le acque, a intorbidare le acque sui nomi da dare alle tecnologie si è iniziato molto tempo fa, per cui orientarsi a questo punto e chiarire richiederebbe davvero di fare una pulizia linguistica, a cui io sarei favorevole, nel senso che sono tutti OGM questi, anche quelli che non sono compresi nella direttiva europea sugli OGM, anche piante prodotte con mutagenesi sono OGM per me, per cui chiamiamoli pure tutti OGM, anche i prodotti di CRISPR sono OGM. Questo non vuol dire che siano transgenici, nel senso che transgenica è una parola più precisa, che identifica un prodotto che è stato ottenuto spostando un gene da un organismo diverso. Allora, i prodotti di CRISPR sono transgenici? Dipende, alcuni se riesco viene dalla stessa specie. In alcuni non si inserisce proprio materiale genetico estraneo e quindi non vedo come possano essere considerati transgenici. Si parla di editing al posto di ingegneria genetica perché si fa qualcosa di davvero diverso scientificamente.
cioè non si prende un gene e lo si mette dentro lasciando che si inserisca in un punto casuale del genoma, ma si va a correggere la sequenza dell'organismo, la sequenza endogena nella sua collocazione originaria, quindi si fa una correzione, non si fa un'inserzione dall'esterno. Per questo viene chiamato editing, perché assomiglia a un processo di editing nel senso proprio editoriale del termine. Si usa al confronto con la funzione trova e sostituisci di Word, però dato questo paragone è diventato sempre più azzeccato con lo sviluppo delle nuove varianti di CRISPR che non tagliano nemmeno, ma proprio cambiano una base in un'altra. Per cui le parole sono importanti e sono assolutamente per fare una pulizia linguistica su questo, ma la partita, diciamo... Ma perché lei a pagina 132, sì, e fa sì, piacere sì, che l'ha scritto, perché qui ho letto molto interesse, proprio per capire. L'onestà intellettuale però imporrebbe di ammettere che dire no agli OGM e sì all'editing è un compromesso politico. Certo, sì sì, perché come dicevo io il problema non è giudicare la pianta migliorata geneticamente a seconda della tecnica che è stata utilizzata per produrla, cioè se io produco una pianta resistente a un parassita e la produco con CRISPR o la produco con l'ingegneria genetica classica o la produco con la mutagenesi indotta, quello che mi interessa dal punto di vista del regolatore, quello che mi dovrebbe interessare è: questa pianta è rischiosa o no? Questa pianta che rapporto rischio-beneficio ha? E se ha le stesse caratteristiche, rapporto rischio-beneficio non è diverso a seconda del metodo usato per produrla. Per cui pensare che piante così simili dal punto di vista del, lo chiamiamo rischio ecologico, ma badate bene che il rischio ecologico ce l'ha qualunque cosa, anche le piante convenzionali che mangiamo noi, le viti che se usa lei, cioè il rischio zero non esiste, per cui quando si parla di rischio ecologico non è che bisogna immaginare che chissà che disastro Chernobyl genetica possa avvenire, diciamo semplicemente è un linguaggio tecnico. Se il rischio è lo stesso, perché la pianta ha le stesse caratteristiche, secondo me andrebbe regolamentata nella stessa maniera. Si può, per motivi, di realpolitik, accettare il fatto che ormai sugli OGM il dibattito è talmente compromesso che portarci della razionalità dentro è un'impresa molto difficile, per cui diciamo quantomeno cerchiamo di evitare che lo stesso pasticcio non si faccia neanche non si faccia con la tecnologia successiva che è CRISPR. Però detto questo non esiste un discrimine tra tecnologie buone e tecnologie cattive, ci sono tecnologie neanche tra razionale e razionale. Ma è una parola, perché ha detto che OGM era razionale, no? No, no, c'era il professor Frantera che voleva intervenire, se non sbaglio, giusto? Sì. Voglio dire che le parole sono importanti, infatti devono essere usate in maniera corretta. Editing va usato, si usa editing proprio perché è una cosa diversa da quello che si come venivano concepiti prima gli OGM. Editing è proprio una correzione del DNA, è la stessa cosa che le cellule fanno continuamente. Ogni volta che una cellula si duplica fa migliaia di errori e li ripara. Allora in questo modo si esattamente quello che fa una cellula naturalmente, non si fa qualcosa di diverso, non si introducono segmenti di DNA esogeno, non si induce qualcosa che nella cellula non è già presente. Addirittura nel caso dell'uso del CRISPR come sistema di knockout genico, si usano i sistemi di riparo stessi della cellula per fare questo. Quindi è una cosa molto diversa da quello che, a prescindere dal giudizio che uno dà sull'OGM o meno, che per un genetista un OGM è anche un cane pechinese oppure una pianta che invece di fare i fiori viola li fa rossi, o naturalmente con l'incrocio che hanno fatto per migliaia di anni agricoltori e allevatori. Quindi a prescindere da questo giudizio che si può dare sull'OGM, che appunto forse avete capito qual è la mia posizione, il CRISPR-Cas9 è una tecnologia diversa perché fa delle cose molto diverse da quello che venivano considerate OGM, e lo fa utilizzando i sistemi naturali della cellula. Questo che va,
appunto, le mutazioni vengono indotte continuamente a ogni divisione cellulare e la cellula le ripara. Posso dire questo per essere un po' più chiaro. Il sistema trans e il sistema cis fa un arricchimento a lei. Io ho, per esempio, il gene per quanto riguarda, rimanendo il campo delle piante, il fitocromo A, quello che risponde, fa rispondere le piante alla luce rossa, controlla la fioritura e così via. Il vecchio sistema trans faceva due cose. O prendeva un altro gene, quindi un'altra copia, l'inseriva in un'altra e non faceva altro che, se era un diploide, per quel gene da due geni, dei due alleli, ne metteva un terzo. Quindi ha un arricchimento, un qualcosa in più che prima non c'era. Anche il sistema CIS, anche se lavora con una specie accanto oppure dalla stessa specie, mette all'interno della stessa pianta lo stesso gene, fa un arricchimento allelico, da 2 passa a 3. Questo sistema non cambia, da 2 rimane 2, cambia soltanto, come diceva Giorgio, il fatto di fare alcune correzioni. I geni repair sono noti da tantissimo. Io la prima volta che le ho sentite è quando sono entrato nel laboratorio di Mario Ponzinelli nel 1984, dove loro lavoravano sul lievito, su quello che è lo starter, come ti ho detto ieri, con cui iniziano le vinificazioni. Visto che lo starter, per quando si fanno le vinificazioni, è un lievito controllato fatto da e cercato da Mario Ponzinelli nei vitigni dei Colli Albani. Quindi questa è una differenza notevole da questo punto di vista. C'è un altro aspetto però che posso capire, che è la potenzialità con cui il linguaggio di cui noi parliamo possa determinare una notevole impressione. Per chi non ha detto i lavori può determinare una notevole impressione. E quando io parlavo di rimanere sullo stesso piano del dialogo, rimanevo sull'aspetto, se volete, anche dell'emotività. Spiegare, dico, a mia moglie, che anche è agronoma, è forestale, cose di questo genere, andare a dire, guarda, facciamo la correzione del DNA e cose di questo genere, anche lei si spaventa. E vi racconto questo episodio. Quando c'era il dibattito degli OGM, io avevo i figli piccoli, in quel periodo dov'era l'errore nostro di comunicazione dei ricercatori? C'erano i baby food di cui alcuni ricercatori si erano prestati a riciclare la pelle degli animali, eccetera, eccetera, dentro i baby food. Diciamolo, era così. Mia moglie, che aveva nostro figlio di 6 mesi, quando sono entrati in casa, me ne ha detto di tutti i colori, visto che lavoravo su questo settore. Allora, da questo punto di vista, rimane la grande responsabilità che dobbiamo avere. Muoverci tra Scille e Carighi, e qui ha l'importanza sia quello che ha detto Anna, sia quello che ha detto Carlo, della responsabilità reale del linguaggio, del valore delle cose che noi diamo, della necessità di dover rapportarci e spiegare per bene, con tranquillità e serenità. Io spero che questo dibattito, a me piace proprio questo dibattito perché butta ponti e non crea fossi. Possiamo... Sì. Beh. No. Pensate che, per non andare tanto lontano, questi giorni stavo a Siena, mi capisce questo dall'incontro, e uno dei temi era il piacere estetico del brette e della volatile. Gran parte del mondo agricolo, dei vignaioli, dei contadini, che sono quelli che preservano il paesaggio e preservano anche la cultura della vite, ormai sono andati avanti. Non parlo più di biologia, di biologico, ma parlano di biodinamica, di legame col territorio, di sapori di una volta, di sapori intrinseci. E pensate quanto questo lavoro ci porterebbe lontano. Ma io non volevo partire da questo. Questo alla fine parleremo, perché la signora ne ha parlato alla fine dei punti, a me ha fatto tanto ridere. Ma
non perché l'ha scritto, ma perché non c'è nessun problema se il fulgo è ammaccato o no, come parleremo. Il problema vero è che oggi, a pagina 63, signora ha scritto chiare lettere, oggi sentiamo di essere vicini alla possibilità di alterare il patrimonio genetico umano. Hanno chiesto a un gruppo di specialisti, la maggioranza ha risposto sì, il treno è ormai partito e Craig Venter ha detto la domanda è quando, non se. Io vorrei far leggere alla signora che l'ha scritto le prime pagine, perché è stato molto in gamba a scriverlo e mi ha fatto ripetere la pagina, ovviamente lei io però sono un quarto d'ora e siamo sicuri di poterlo spiegare così, sì, quello sì. Glielo riassumo tanto questo è perché è fondamentale. Allora, siamo passati quindi dalle applicazioni in agraria alle applicazioni in biomedicina, ma non solo dalle in biomedicina bisogna distinguere, nel senso che ci sono filoni di ricerca assolutamente contro cui nessuno solleverebbe un'obiezione. CRISPR viene utilizzata per studiare le basi molecolari delle malattie, CRISPR viene usata come una terapia per far evolvere la terapia genica delle cellule somatiche, quindi quelle del corpo, anche su questo in pochi avrebbero da ridire. Invece questa pagina che lei mi indica si riferisce alla frontiera più controversa di CRISPR, quella su cui gli stessi scienziati sono divisi, che è l'applicazione della terapia genica non alle cellule somatiche ma alle cellule della linea delle cellule, andranno poi a formare uccidi spermatozoi. Ovviamente se si vanno a modificare le cellule germinali della linea germinale, la modificazione genetica sarà ereditata anche dalle generazioni successive. È chiaro che questo comporta un salto ancora prima che scientifico, etico, filosofico, persino ontologico, ed è per questo che su questo si discute. Ci sono tra l'altro le posizioni sono in evoluzione. Ci sono rapporti dell'Accademia Americana della Scienza sull'utilizzo dell'editing genomico della linea germinale che piano piano stanno facendo evolvere anche la posizione della comunità scientifica internazionale. Però è chiaro che tutti quanti i protagonisti hanno dimostrato di voler affrontare questo che è il settore più controverso e più estremo nell'editing genomico in maniera molto cauta. Sono stati organizzati summit internazionali, sono usciti pezzi molto pensosi e desiderosi di confronto su Nature, su Science, su tutte le riviste scientifiche. Jennifer Doudna, per esempio, ed era quello che lei mi voleva far leggere, che è una la scienziata bionda tra i quattro che avevo fatto vedere, ha raccontato a un giornalista del New Yorker che una volta le è capitato di sognare Hitler che le chiedeva spiegami come funziona CRISPR, che mi interessa, e racconta di essersi svegliata sudata, spaventata e terrorizzata da questa responsabilità che si sentiva addosso. Accidenti, ho creato una nuova tecnologia che se arrivasse il pazzo dittatore e volesse utilizzarla, chissà cosa ci farebbe. Però era un sogno, nel senso che poi nel frattempo Jennifer Doudna, per esempio, ha scritto un libro che non è ancora stato pubblicato in italiano, in cui in realtà dimostra che le sue posizioni si sono molto evolute rispetto a quel sogno lì, nel senso che tutti quanti, la comunità scientifica dice beh, questa è una frontiera su cui bisogna muoversi cautamente, bisogna andare, nessuno pensa di editare embrioni e trasferirli in utero per far nascere bambini, diciamo, vanno fatti pochissimi esperimenti autorizzazioni davvero col contagocce per cose davvero con salvaguardie etiche altissime, e devono essere fatti senza fermandosi agli stadi iniziali di sviluppo dell'embrione, cioè entro il 14° giorno, cioè non è che siamo nel far west, sono tutte cose assolutamente controllate. In Italia ancora no. In Italia non si può fare proprio la ricerca sugli embrioni, questo dipende dal credo di ciascuno. Bene, ognuno ha la sua opinione su questo. Comunque, dicevo, anche questa che è la frontiera più estrema e più controversa, in realtà viene
sperimentata, secondo me con grande senso di responsabilità da parte della ricerca, nel senso che sono stati fatti 4-5 esperimenti soltanto, di cui uno in Gran Bretagna, quindi regolato da questa authority britannica che è assolutamente serissima, che certo non dà autorizzazioni così facilmente, uno negli Stati Uniti, 3 in Cina, ma guardate bene che questi 3 esperimenti svolti in Cina sono stati svolti con salvaguardie di tipo bioetico del tutto paragonabili a quelle che sarebbero state applicate in Occidente, quindi diciamo non dobbiamo immaginarci che se qualcosa viene fatto in Cina necessariamente sia fatto chissà come. Sono stati esperimenti fatti per cercare di correggere mutazioni che causano gravi malattie, con consenso informato di chi donava embrioni che erano già stati creati per scopo di ricerca, quindi non sono stati creati ad hoc, in qualche caso erano stati addirittura scartati perché avevano dei corredi cromosomici che li rendevano inadatti assolutamente a svilupparsi, per cui c'erano davvero tutte le salvaguardie etiche possibili, immaginabili. Nel senso che quindi questa frontiera c'è, ci fa pensare, stiamo ancora ragionando su come arrivare, quando, se, che condizioni, quali malattie meritino intervento così invasivo, quali non lo meritano, come regolamentarlo, se esiste la necessità di una regolamentazione internazionale, eccetera. Quindi è un dibattito che assolutamente sta procedendo, mentre la ricerca va davvero per il mondo. Quindi è vero che siamo in un momento storico in cui ci si pone un problema in parte nuovo, però è anche vero che lo stiamo affrontando, mi sembra, con consapevolezza e con potenza, insomma. C'è il professor Arfuscio che vuole terminare. Prima di tutto grazie mille, è molto interessante, molto eccellente. Grazie anche a professor Muleo, perché mi piace molto, se siamo qui e facciamo parte di un dialogo in questa sezione, questo è il messaggio forte che tutto il mondo sta chiedendo proprio per il genome editing. E anche ringrazio Carlo, perché secondo me nel dialogo con il pubblico avremo bisogno, per qualsiasi tecnologia, noi avere anche l'opinione pubblica, che è comunque sia per l'OGM sia per il genome editing, per qualsiasi cosa, noi abbiamo già, ci sono già dati molto interessanti pubblicati su Nature, parlano dei fattori che influenzano l'opinione pubblica anche in questo caso. Allora io parlo, sono un strong advocate delle biotecnologie, però l'abbiamo chiamato in un articolo sul Trends in Biotechnology nel settore mio agroforestale, ma responsabile responsible biotechnology, e parlo anche da esperienza ampia da un paio di anni, sia sull'insegnamento di un corso di bioetica qui all'università e in Grecia con un programma finanziato dalla Commissione Europea, è un joint program che ci sono dentro filosofi, professori di scienze sociali, sociologi, eccetera eccetera. Ci sono poi 3 articoli sono usciti recentemente sul Trends in Biotechnology, e la cosa bella è che è un dialogo tra l'editore e altri autori che rispondono a un articolo che è uscito prima, parlano della comunicazione che ha accennato il professor Muleo, e secondo me noi siamo molto scarsi ancora sulla comunicazione effettiva, no? Come, cioè noi, l'ingaggio con il pubblico è molto importante, entra in gioco tutto quello. La mia domanda è... capito, cioè io leggo tantissimo sul CRISPR, ho 2 tesisti che stanno lavorando su quello, il position statement di un paper di un gruppo molto forte dell'Università di Cambridge, seguo l'FDA, recentemente abbiamo saputo anche 2-3 giorni fa gene therapy, nel mio corso io sia biotecnologia agroforestale che anche nel campo umano. Poi c'è un articolo molto interessante, parla del rischio, perché noi, secondo me, Responsible Biotechnology avrà bisogno di prendere in considerazione tutti i principi della bioetica, e ci sono dati molto interessanti scientificamente, anche noi sappiamo, tutti i miei colleghi penso che sanno bene che c'è un rischio sia a livello tecnologia, che parla del off-target mutation, e ci sono già addirittura più nel caso umano che nel caso mais, sulla sperimentazione sui animali. E parlano anche del rapporto tra costi e benefici. Allora noi abbiamo qui 2 problemi con 2 principi di bioetica molto importanti, non maleficenza e rapporto costi-benefici, rischi.
In questo dialogo sarebbe molto interessante anche parlare dei rischi, perché secondo me noi non dobbiamo dire di niente, di nessuna tecnologia forte, non forte, risolve il problema del mondo, è un'altra cosa, è diversa dell'altra. Sono a livello scientifico sono d'accordissimo, assolutamente, lavoro in biologia molecolare. Avremo bisogno che il pubblico giudica queste cose, cioè noi avremo bisogno dei sondaggi, avremo bisogno di comunicare meglio al pubblico queste cose e lasciare a loro giudicare. Io penso che in questo dibattito, spero che questo sia un inizio, perché la ringrazio tantissimo, forse la inviterò per i miei studenti, alcuni stanno qui. Noi quando facciamo così utilizziamo tanto casi di studio, facciamo un bioethical decision making model, mettiamo tutti i stakeholders, no? E andiamo a vedere con tutti i principi di bioetica se noi lo rispettiamo in questo e l'altro. Secondo me, di quello che abbiamo saputo veramente, sono stato anche coinvolto in un progetto europeo che abbiamo dibattuto queste cose per 4 anni, dove sono stato attaccato anche da altri professori in filosofia e in sociologia, dove loro pensano diversamente. Ma oggi sul genome editing, secondo me, anche i scienziati stessi sono divisi in due. Avremo bisogno di dibattere questo anche di punto di vista molto etico, sociale e legale, anche perché oggi sappiamo bene anche che c'è anche l'aspetto legale. Il gene therapy di 2 giorni fa, non lo so se avete letto, costa $475,000 per un intervento Novartis, e noi sappiamo bene un altro principio di bioetica riguardante la giustizia che non sarà mai accessibile. Qui parliamo di $30 a sequenza per un genome editing, però non stiamo parlando del sviluppo del prodotto e quando andiamo nella regolamentazione. Finisco sulla biosafety regulation, che ci avevamo questo progetto per 4 anni, siamo arrivati a nulla dopo tanti dibattiti. Abbiamo invitato risk assessor degli Stati Uniti, del Canada, dell'Europa, e non si parla e non arriviamo mai a una regolamentazione armonizzata in tutto il mondo. Allora noi come contesto europeo sappiamo molto bene anche che abbiamo un altro problema, che sarebbe la resistenza pubblica dell'opinione pubblica europea e forse anche noi italiana, che ha un po' su quello. Okay. Finisco con tutto. Il professor Ruzzi, volevo allacciarmi al discorso della bioetica, forse l'applicazione in ambito agroalimentare in questo caso sarà frenata da altre questioni che sono l'uomo crea l'uomo, come è scritto nel titolo. La questione, diciamo, la ricerca a cui facevi riferimento in qualche modo in Cina, anche se è stata fatta, diciamo, con una serie di controlli che non hanno nulla da invidiare a quelli che avrebbero introdotto negli Stati Uniti, aveva un unico grosso punto di domanda, era finanziata dallo Stato ed era completamente voluta dallo Stato cinese, cosa che, diciamo, a livello statunitense è stato più volte stressato. Lo Stato non pagherebbe mai per una ricerca di editing sul genoma. Allora ti volevo chiedere, diciamo, 3 impressioni parlando con i colleghi che per il nostro paese stanno in comunità europea e si occupano di legislazione. La, diciamo, la grossa questione che c'è a livello possa cambiare l'impressione o, diciamo, l'idea che è stata data molto negativa della ricerca nella testa dell'opinione pubblica, soprattutto nel mondo alimentare. Cioè, non rischiamo che, a prescindere dalla tecnologia, a prescindere dal fatto che sono cose diverse, a prescindere dal fatto che, diciamo, quando a loro serve, diciamo, enfatizzare il valore del prodotto locale o della razza nel campo umano, la genetica la dobbiamo mettere su un piedistallo alto 10 metri e poi, diciamo, quando non dobbiamo parlare della differenza, allora, diciamo, la genetica è il fumo negli occhi. E un terzo elemento, l'aspetto economico a cui facevo riferimento. È una tecnologia che oggi costa poco, il cui costo potrebbe diventare altissimo per motivi, diciamo, collegati a sbloccarne la diffusione. Che l'aspetto dal punto di vista scientifico e dal punto di vista tecnologico che
riporterebbe la discussione alla questione di OGM. Come tu hai citato, ci sono tanti esempi nell'ambito agroalimentare, nessuno è arrivato a livello di produzione. Il prodotto è difficilmente presentabile, il brevetto può essere difficilmente protetto, perché l'editing lo puoi fare e dichiarare che quella era una varietà che tu hai isolato spontaneamente. Le grosse aziende per il momento non ci investono, ma se non hai le grosse aziende che commercializzano il prodotto, come è il caso di OGM, quel prodotto va arrivato sul mercato. Allora, vado un po' qua, un po' là. Gli aspetti di bioetica, sì, nel libro li ho trattati, poi li ho trattati anche successivamente in altre pubblicazioni che ho fatto, perché sto continuando a scrivere su questi argomenti. Certamente è un work in progress. Non credo che dal punto di vista delle applicazioni somatiche ci siano tutte queste incognite, nel senso che esistono delle regolamentazioni che valgono per la terapia genica, e questo quadro regolatorio, da quello che mi dicono gli specialisti, ne ho parlato con Aldini, che è il padre della terapia genica in Italia, lui dice è sufficiente per regolamentare anche l'utilizzo di queste nuove tecnologie di editing nella terapia genica. Ovviamente quando si dà via libera a una sperimentazione di terapia genica, ma anche in altri settori, ci sono dei comitati che valutano rischi e benefici, per cui i rischi vengono certamente tenuti in considerazione. I rischi ci sono come in tutte le tecnologie. Le mutazioni off target sono un problema, probabilmente non grave come è sembrato da qualche pubblicazione disinvolta uscita su Nature Methods e già abbondantemente confutata. Si stanno evolvendo anche nuove varianti di CRISPR ad alta fedeltà che riducono il problema, ma questo non vuol dire che i rischi saranno mai zero, nulla a rischio zero, per cui si tratterà come si fa sempre in medicina non esiste niente a rischio zero, per cui non si può chiedere a CRISPR di essere a rischio zero quando i farmaci, i vaccini, qualsiasi intervento chirurgico, i trapianti, tutti hanno dei rischi, no? Per cui chiaramente di volta in volta va valutato se vale la pena oppure no. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, gli OGM, il rischio che l'opposizione agli OGM poi si possa riverberare anche dall'altra parte, non lo so, la storia delle vecchie biotecnologie ci dice che è possibile che l'opposizione ci sia solo in un campo di applicazione e non in un altro, no? Paradossalmente l'ingegneria genetica è stata accolta senza nessun problema, no? Per la produzione di farmaci, dell'insulina, degli ormoni ricombinanti, mentre tutti si sono preoccupati delle sue applicazioni in agricoltura. È abbastanza difficile prevedere come si svolgerà questo dibattito, ma sapete perché? Perché oltre ad esserci una nuova tecnica, è cambiato tutto in questi 20 anni, è cambiata la società, sono cambiati i media, i giornali hanno perso moltissimo peso e adesso stiamo tutti a guardare i social network, per cui è davvero un panorama, un ecosistema della comunicazione completamente diverso. C'è anche, come dire, ci sono delle nuove generazioni che sono arrivate che probabilmente non hanno neanche più tanto quei ricordi di quei dibattiti che ci hanno tanto appassionato a noi, che li abbiamo vissuti, che magari sono pronti anche un po' a guardare queste cose con occhi più freschi. Per cui è davvero difficile capire come potrà evolvere questa faccenda. Io però ci tengo a ribadire una mia posizione personale, nel senso che io credo che l'opposizione delle persone sia molto meno radicata di quella che è stata rappresentata anche in passato, anche sugli OGM, nel senso che poi quando si fanno le manifestazioni con le collettate OGM o anche gli esperimenti di economia sperimentale in cui si offre il cioccolato OGM e si vede chi offre cosa per averle eccetera, tutta questa opposizione non viene fuori sinceramente. E anche nei sondaggi, quelli più autorevoli, è sempre venuto fuori che un terzo degli italiani tutto sommato era
aperturista, insomma, che ragazzi con 20 anni di demonizzazione come quelli che ci sono stati, viene da dire, ma ci dentro così tanti, c'è da stupirsi. Per cui secondo me l'impasse degli OGM non è stata tanto dovuta, sì ci sono tante ragioni di tipo psicologico, bias, il presupposto, l'idea della, che l'agricoltura sia un qualcosa di naturale quando invece qualcosa di profondamente artificiale, quindi ci sono tante, voglio dire, misunderstanding che hanno contribuito a queste cose, ma secondo me il carburante che ha portato a questi 20 anni sugli OGM non parte davvero dall'opinione pubblica, ma parte da delle interessi legittimi di parti opposte che si sono giocati diciamo questa partita economica, politica, di influenza e che quindi poi è riverberato nella comunicazione sui giornali e anche nell'opinione pubblica. Se però tu prendi se tu prendi una persona per strada e gli dici vuoi l'OGM, ti dice no. Se però tu gli dici ma vuoi pesticidi, ti dice no. Dici ma la mutagenesi la vuoi? No. Cioè, allora dipende da come si fanno anche questi sondaggi, da come si misura l'opposizione delle persone. Per cui tutto anche un gioco molto più complicato, il discorso da fare su quella che è la percezione pubblica di queste cose. I sondaggi... Ti posso interrompere, però sì. Come tu hai rilevato, il problema principale a livello scientifico che oggi c'è nell'ambito alimentare è quello di dire che il prodotto è diverso da un genere. Sì, sì, perché diciamo è diventato comunque il termine su cui probabilmente si giocherà per assimilarlo all'OGM e scientificamente dimostrare che non è un OGM. Eh sì, non perché c'è una partita regolatoria qua politica da giocare. Non stiamo parlando di una cosa diversa. Sì, 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 ma perché quella, da quello consegue la regolamentazione che si deciderà di attuare, quella avrà grossissime conseguenze, ma quella è una decisione prima di tutto politica, e quindi poi ha... Che non prendono i giovani, prendono comunque delle generazioni meno giovani. Sì, e infatti è interessante... Non sono più abituati a sentire la scienza, quindi quello che giustamente diceva il collega, stiamo parlando di un'altra cosa, rischia di, diciamo, di essere assimilato nello stesso calderone. Io non so rispondere a questa domanda come non sa rispondere nessuno, nel senso che il quadro è ancora abbastanza in movimento, secondo me, non si è assolutamente assestato. Tra diciamo, gli ambienti che in passato hanno osteggiato gli OGM ci sono soggetti che dicono CRISPR sono OGM nascosti, ci vogliono fregare, per cui continueranno a, tra questi per esempio c'è Greenpeace, però ci sono anche soggetti più aperturisti, come citava lui prima, ci sono state aperture da parte del Ministero dell'Agricoltura, ci sono state aperture da parte di Facchinetti e anche di una parte di Slow Food, per cui evidentemente esiste una consapevolezza che comunque dell'innovazione non si può fare a meno, e per cui l'arrivo di CRISPR, che diciamo risolve alcuni dei problemi di immagine degli OGM, può essere considerata come una possibilità di dire ma proviamo a guardare con occhi nuovi a questa cosa e vedere se davvero la vogliamo oppure no. Però questa è una riflessione che è solo agli inizi. Io da quello che ho visto a questa conferenza che è stata organizzata a Bruxelles a settembre, in cui si sono confrontati scienziati, esponenti del movimento ambientalista, dell'agricoltura organica, un po' tutti, io vedo che il dibattito è ancora molto in movimento, sinceramente. Quindi previsioni non sono in grado di fare. La professoressa Caruso, per intanto ringrazio Anna Lorenzo di questo suo intervento, che come diceva giustamente Rosario è molto chiaro, molto semplice, assolutamente fruibile. E queste sono secondo me le caratteristiche fondamentali per una buona comunicazione, perché se non si porta con semplicità, ma non, che non vuol dire banalità, che non vuol dire ridurre i contenuti, ma rendere più fruibile, allora forse il messaggio arriva più chiaro. Però bisogna anche capire chi si ha di fronte. Allora noi qui siamo persone che, insomma, chi ha lavorato nel campo, chi non ha lavorato nel campo, ma ha delle conoscenze per poter capire a fondo
le basi della tecnologia e forse anche altre implicazioni. Allora qui ci vuole un discorso di un certo tipo, molto calzante quello che ha fatto lei, ma altrove in consessi dove ci troviamo con altre persone non addentro, con l'opinione pubblica, lì forse ci vuole uno sforzo maggiore di quello che è stato fatto per l'OGM, che per rendere appunto fruibile il concetto base e per non suscitare quel timore, quella paura che c'è stata per tanti anni contro l'OGM. Io l'ho seguito questo dibattito avendo lavorato 8 anni in questo settore e poi per mancanza di fondi l'ho dovuto abbandonare come me tanti qui in Ateneo, e quindi sono particolarmente sensibile a questo problema della comunicazione. Quello che mi preoccupa è che le sfere alte che decidono a livello normativo poi magari non sono persone competenti, tanto competenti nel settore, ma si gioca una partita diversa, come diceva lei, a livello politico piuttosto che scientifico. Allora, se ci fosse la possibilità di comunicare in maniera diciamo aperta, pensando a tutti quanti i risvolti di intervento di cui diventano i rischi, i problemi dell'etica come sollevava Antoine, tutto quanto questo nell'ottica di semplificare e di far capire veramente di che cosa si tratta. Posso dire una cosa io, perché mentre parlava Carla mi è venuto in mente in un congresso della SIGA l'intervento che fece una presidente di tempo fa, la Tari Gordon, un po' più di voi conosciuta. La Tari Gordon ha posto, quando si trattava di OGM, mi ricordo al convegno di Verona, pose un problema molto forte, e pose il problema di che cos'è l'etica in questo settore. Sembra una domanda banale, perché poi ognuno tira fuori concetti di etica diversi. Antoine, per esempio, con il problema che 450.000 euro per fare una cura non è etico, e non perché questa è una critica, sto dicendo però che anche a livello di etica e di bioetica ci sono stratificazioni e livelli a cui dobbiamo pensare, perché un sistema americano dove adesso Trump toglierà il sistema sanitario pubblico, il discorso diventa veramente etico. Nel nostro sistema, ancora finché regge, il sistema diventa politico e non etico. Questa non è una cosa banale, in Europa e in America, perché sono percezioni diverse. Che cosa significa questo? Significa che non vorrei che non confondessimo ciò che sono la descrizione della conoscenza della tecnologia di pazienza con l'etica dell'applicazione della tecnologia. Stiamo molto attenti a questo. Carlo qui parla e ci parla molto della preoccupazione dell'applicazione della tecnologia, e questo è molto importante, per parte anche di quello che diceva Maurizio Russo. E non dobbiamo confondere questi piani, guai a confonderli, perché sennò la gente non capirebbe. Noi dobbiamo parlare di un piano e la gente che può capire, e nell'altro piano la gente che può scegliere. E questa è la cosa che noi dobbiamo dire. Noi non siamo i venditori di CRISPR-Cas, noi siamo chi fa conoscere CRISPR-Cas. Il sistema politico poi gestisce l'applicazione in medicina, gestisce l'applicazione in un altro, e lo gestisce in Europa una volta che il sistema etico è passato. Negli Stati Uniti il discorso è diverso, se si va a una sanità privata in cui si applica CRISPR-Cas, lì il problema diventa il denaro e diventa un atto di coscienza, come dice il Papa, sulla possibilità di usufruire o no di risorse, di conoscenze tecnologiche e così via. Poi lascio di nuovo la parola a loro, però con una cosa che ieri abbiamo discusso: che cos'è un qualcosa di modificato? Per me un qualcosa di modificato rispetto all'atto naturale è un campo di calcio, anche se mi piace. Sono qui in lutto per quello che è successo lunedì, ho dichiarato una settimana di lutto per quello che è successo lunedì, sì. Però il campo di calcio, signori miei, mi piaccia o no, è una modifica. Per me è una modifica dove fanno quei grandi vini nella zona
dei cipressi, dei toscani. Come sono grandi? No, lascia sapere, come si chiama? Per te sono grandi. Non lo so, lo sai che a me non piace il sangiovese, ho sempre detto che è una rovina. Cioè, dove hanno trasformato a Bulgari, dove hanno trasformato a Bulgari una grande macchia mediterranea in vigneti industriali, razionali, dove noi abbiamo il Made in Italy. Allora, che cosa significa questo? Significa che se noi andiamo a prendere delle modificazioni che toccano la nostra sensibilità, non ragioniamo più. Se invece usiamo la razionalità per quanto riguarda il fatto che c'è bisogno di conoscenze, allora io penso che qui si può essere veramente un discorso di dialogo tra i diversi. E questo diventa importante, perché poi c'è l'altro elemento, la decisione. Finisco, però secondo me questo è molto importante, tenere i diversi livelli di bioetica. C'è chi vuole intervenire? Una provocazione. Sì. Se Edward Jenner fosse vissuto oggi, sì? Edward Jenner, l'inventore dei vaccini, fosse vissuto oggi, avessimo sottoposto all'opinione pubblica le sue ricerche, cosa sarebbe successo? Io pensavo che il positivismo fosse finito nel Novecento dopo il periodo marxista. Invece vedo che qui ancora c'è molto positivismo e scientismo. E la cosa mi preoccupa, perché proprio ieri parlavo con un altro professore del posto, l'ha conosciuto. L'ho conosciuto ieri sera, il professore Amigoni. Ma anche e mi raccontava, perché una delle poche cose buone che ho fatto nella mia vita, che ho passato 5 anni davanti alla centrale di Montalto e siamo riusciti a non farla fare. E lì avevano progettato di un posto che dicevano che non era sismico, a Tuscania, a 20 km, hanno morto 21 persone 3 anni prima. Avevano pensato alle aerei che cadevano, alle cose. Poi nell'87 un semplice allagamento è andato fuori il tafone e all'interno del nocciolo, della camera dove doveva essere il nocciolo, c'erano stati 5 metri di acqua. Ecco, mi sembra che l'atteggiamento che ha la signora sembra un atteggiamento di discussione. Siamo qua per discutere, ma la parte etica, la parte della responsabilità politica, una comunità scientifica ce la deve avere o no? Questa è la domanda che vi faccio. O volete essere solo parlare di numeri? C'è una possibilità che qualcuno di voi abbia una possibilità di dire questa cosa, ci sono delle implicazioni, quelle implicazioni andrebbero valutate, fatte, mi dispiace di averlo. Carlo, si fa, ma chi lo fa? Me lo prenda per mio questo. Carlo, sei tu per mio. Carlo, se tu sei qui, è proprio perché abbiamo la responsabilità, e l'ha posta anche Anna, che c'è grande senso di dibattito e di responsabilità su alcune cose. C'è il professor Ruggini. No, l'ultima volta. No, il professor Ruggini, dai. Per non parlare dell'ottogenetica. No. Per non parlare dell'ottogenetica, perché poi la c'è il professor Ruggini. Senza chiederti di consultare la palla di vetro, ma che cosa pensi che la Corte Europea, che decisione potrà prendere riguardo a queste dalla deregolarizzazione delle decisioni? Non lo so, speriamo che la sentenza su Fidenato non fosse una congiunzione astrale irripetibile, aspettiamo. È impossibile. Sì, ma quanto le multinazionali possono influenzare? Perché loro non conviene deregolarizzare. Non conviene assolutamente, perché però stanno giocando la partita in maniera molto diversa dal passato, Edo, nel senso che per esempio allora quella che un tempo era la Monsanto su CRISPR è DuPont, nel senso che è la multinazionale più avanti, che ha investito prima e che quindi ha i prodotti più vicini alla commercializzazione. Loro secondo me stanno dimostrando di aver, come dire, assorbito la botta degli OGM e aver capito che alcuni errori non vanno ripetuti. Per esempio, hanno fatto un accordo con gli altri detentori di brevetti, il Broad Institute, per affermare che praticamente i brevetti fondanti dell'intera tecnologia saranno gratuitamente a disposizione di tutta la ricerca pubblica e no profit. È un segno. Stanno utilizzando un approccio più dialogante, più cauto, più attento a, come dire, a non presentarsi come i padroni del mondo, no? Non lo so. Questo se sarebbe un buon approccio. Sì, non so se continuerà così. Qualche segnale di questo tipo c'è, per cui
io colgo qualche differenza proprio di mood, ma non perché sono diventati tutti improvvisamente buoni, ma perché la batosta è stata tanto forte, insomma, per cui si impara qualcosa e spero che abbiamo imparato tutti qualcosa. Anna ci deve lasciare, però se vorrebbe lasciare.